Buongiorno a tutti. Io sono due volte padrone di casa oggi. Uno perché come presidente della Commissione Economica dell'Asseo do il benvenuto, visto che sono un po' il fautore di giornate di questo genere. L'altro perché da buon ferrarese mi piace ospitare nella mia città tanti amici che ho qui e fuori. Quindi vi ringrazio di essere qui tutti insieme oggi. La mattinata è molto densa, abbiamo due ospiti molto importanti e come diritto si parte con qualche saluto di benvenuto. Alla mia sinistra c'ho l'assessore al bilancio del Comune di Ferrara, che sostituisce il sindaco, che tra l'altro è un mio ottimo amico, e per fare i saluti a nome della città. Dopodiché faremo intervenire Tommaso Carraro, presidente dell'Asseo, e Domenico Di Monte, presidente dell'Asseo Fluvia. Infatti ho sentito poco fa una piccola battuta di Carraro che diceva ingranaggi oleosi. Diciamo che è un'iniziativa questa che mi fa molto contento perché abbiamo come ospiti anche i rappresentanti dell'Asseo Fluvia che non saranno più tanto ospiti andando avanti ma saranno anche co-protagonisti della nostra alleanza. Quindi, dottor Baccari. Grazie mille, buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a nome della città che mi onoro in questo momento di rappresentare, il mio personale del sindaco che non può essere presente perché non svolge solo il ruolo di sindaco ma anche quello di presidente della provincia in attesa di capire cosa succederà a questa entità. Ferrara non è una città nota per il suo tessuto industriale, a parte il petrolchimico, quindi probabilmente alcuni di voi non la conosceranno. È una città che per il suo sviluppo ha deciso di puntare su cultura, ambiente, turismo. Qui siamo in piena zona tutelata, in pieno patrimonio UNESCO, perché dopo aver ottenuto riconoscimento per la città l'abbiamo esteso tutto il delta. Questo però non vuol dire che l'amministrazione non sia attenta alla manifattura, che resta comunque uno dei punti cardine di questo paese. Siamo comunque tra i primi paesi manifatturieri al mondo. Questo vuol dire che c'è una forte attenzione anche agli investimenti. Possiamo contare su un'università di buon livello, magari non grande ma molto efficiente, che sforna ragazzi preparati e creativi, che trovano lavoro in diverse realtà, non solo ferraresi ma per resto ingegneri. Io siamo due testimoni di questa delocalizzazione. E quindi è un'amministrazione attenta alle realtà imprenditoriali che è riuscita, in caso concreto qui vicino c'è un nuovo stabilimento della Berluti, il gruppo Louis Vuitton, che ci è insediato nel giro di pochi mesi grazie a un impegno collettivo di tutta l'amministrazione a facilitare gli investimenti. Quindi ripeto, è a maggior ragione un piacere ospitarvi e vi auguro un buon lavoro, è una giornata assolutamente interessante. Io purtroppo non riuscirò a trattenermi perché siamo in fase di chiusura del bilancio di previsione, quindi terminati i saluti dovrò sentarmi prendendomi. Sì. Bene, quindi ancora buon lavoro e benvenuti in questa città. Grazie. Buongiorno a tutti e benvenuti. Funziona? Scannavini purtroppo ha capito solo metà della mia battuta sugli ingranaggi oleosi, quello che stavo lamentandomi, che mentre assofluida questa bella ragazza bionda noi abbiamo gli ingranaggi oleosi, questa è l'intera senso della battuta. Innanzitutto ringrazio il doppio padrone di casa, come si è autodefinito, per cui immagino che il doppio padrone di casa gli toccherà anche pagare il conto. No, scherzo, credo che sia una bella occasione, per cui vi do tutto il benvenuto. È particolarmente importante in un anno che inizia con prospettive molto difficili, perché almeno nei mercati che io conosco, ma sentendo un po' tutti, non sarà un anno facile. Ormai purtroppo sono 7-8 anni che siamo abituati a anni difficili e comunque riusciamo a fare bene, però sarà un'occasione per capire un po' da tutti noi che tipo di prospettive abbiamo quest'anno. È anche particolarmente importante e interessante che questo evento non è fatto solo da Assiot, ma è fatto insieme con Assofluid. Questo è in continuazione di un cammino che stiamo portando avanti insieme con Assofluid per fare sempre più iniziative assieme per
creare sinergie per creare eventi più interessanti. Ringrazio tutti e passo la parola al mio omonimo presidente, un omonimo nel senso che è presidente di Assofluid, Domenico. Grazie. Buongiorno a tutti e allora mi associo ovviamente ai ringraziamenti per i padroni di casa, per chi pagherà il conto e tutto quello che ha già detto Carraro, quindi assolutamente, questo è diritto, quindi già fatto, va benissimo. E allora aggiungo solo due cose a quanto detto da Carraro. Sono anch'io particolarmente contento, come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, di questa collaborazione con Assiot, che ci vede sempre più condividere momenti che hanno a che fare appunto con quella che è la cultura industriale che ci interessa comprendere, approfondire e appunto sviluppare, comunque partecipare a sviluppare. Sono particolarmente contento in realtà di come si è aperto quest'anno, perché il nostro comparto ha, come poi vedremo, dei risultati di chiusura, soprattutto per quanto riguarda la parte di pneumatica, positivi, mentre per la parte di olio idraulica vedremo che c'è un certo andamento altalenante, che ha visto la chiusura dell'anno leggermente stazionaria o comunque con piccole percentuali negative. Detto questo, in realtà la positività è anche relativa al clima che secondo me si respira nel nostro settore. Un clima che vede la propensione all'investimento, vede riprendere insomma questa professione all'investimento e cogliere quelle opportunità che vengono date dalla, alla fine ormai chiamata da tutti, quarta rivoluzione industriale, no? Riferendosi appunto all'industria 4.0 e a tutti gli sviluppi che ci sono. E appunto l'apertura dell'anno mi vede molto positivo, perché anche come associazione e in collaborazione naturalmente con Assiot stiamo cercando di valorizzare, di fare in modo che sempre più spesso si crea un'occasione di incontro tra i nostri comparti e, tra virgolette, i comparti clienti, quindi i settori che rappresentano la nostra domanda, per capire davvero da loro quali sono le aspettative di sviluppo che ci riguardano. Come fare questo e qual è il ruolo dell'associazione, delle associazioni in questo ambito? Beh, è quello di creare momenti come questo, creare momenti in aziende magari, e anzi vi invito anche a consultare tutto l'elenco di iniziative, il calendario di iniziative che sono state già pubblicate appunto sui rispettivi siti, sia quello di Assofluid che quello di Assiot, e che ci vedono, ho detto, spesso collaborare insieme, e che vedranno visite in aziende per parlare di settori e per parlare di prospettive tecnologiche. Andremo anche a visitare Carraro, andremo a visitare Marchesini, andremo a visitare insomma tante aziende che hanno a che fare con i nostri ambiti operativi, no? Questo secondo me rappresenta, per capire qual è dal loro punto di vista il trend tecnologico che ci interessa, e questo secondo me è veramente, veramente importante. Iniziative come questa, in cui andiamo ad analizzare settori specifici, ci permettono di dire la nostra e di fare quell'attività che secondo me le associazioni devono necessariamente portare avanti, ovvero creare momenti di incontro e di possibile sviluppo di scambio di informazioni tra clienti e fornitori, che in questo caso sono appunto gli associati. Per cui, ancora una volta, ringrazio per l'opportunità e mi auguro che insomma ci siano sempre più partecipanti a questo tipo di eventi, perché vuol dire che la direzione intrapresa è quella corretta. Mi sembra che per il momento questo sia insomma confermato, ecco, dai responsi che abbiamo, e mi auguro che sia sempre più in questa direzione. Grazie mille e adesso lascio la parola. Grazie.